viversano.net. Ciao a tutti da viversano.net e benvenuti in questo video. In questa puntata parliamo di vitamina C. Scopriamo a cosa serve e come farne scorta con gli alimenti più ricchi. Ne parliamo con la dottoressa Caterina Perfetto, biologa nutrizionista. Prima di cominciare, ricordatevi di lasciare un like per vedere altri video di questa tipologia. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi i nuovi video. Visitate l'info box dove trovate i link per seguirci su Instagram, su Facebook e sul nostro sito www.viversano.net. Salve a tutti! Oggi parliamo della vitamina C, nota anche come acido ascorbico. La vitamina C è probabilmente la più conosciuta o comunque la vitamina di cui si parla più spesso. Come tutte le vitamine, essa è indispensabile per la vita e fa parte della categoria delle vitamine idrosolubili, caratterizzate dal fatto che non sono accumulate o prodotte dall'organismo ex novo, ma vanno assunte attraverso l'alimentazione. Il termine idrosolubile ci dà un'indicazione aggiuntiva sulla vitamina C. Essa infatti tende a sciogliersi nell'acqua, per cui si perde quasi totalmente durante la cottura, essendo molto sensibile alle alte temperature. Approfondiremo però questo aspetto successivamente. Quali sono dunque le sue funzioni? La vitamina C ha una potente azione antiossidante. È capace di prevenire l'invecchiamento cellulare e neutralizza i radicali liberi, responsabili di molti disturbi e varie patologie a carico del nostro organismo. Essa inoltre ha attività immunostimolante, perché stimola per l'appunto il lavoro e l'azione delle difese immunitarie. Contribuisce alla sintesi sia dei diversi amminoacidi, che sono i mattoncini su cui si fondano le proteine, sia di diversi ormoni, fra cui l'adrenalina e la noradrenalina. Ancora, la vitamina C è coinvolta nella sintesi del collagene, che rappresenta la proteina di struttura praticamente di tutti i tessuti presenti nel corpo, quindi pelle, muscoli, tendini, cartilagine, ossa e vasi sanguigni. Un'altra importante funzione è quella di prevenire o contrastare l'anemia da carenza di ferro, vale a dire l'anemia sideropenica, poiché aiuta l'assorbimento appunto del ferro all'interno delle cellule. Nello specifico, la vitamina C aumenta la solubilità del cosiddetto ferro non eme e rende efficace il suo assorbimento a livello intestinale. Per questo motivo essa è essenziale anche per ridurre i sintomi tipici dell'anemia sideropenica, quindi la stanchezza fisica e muscolare. Il fabbisogno giornaliero di vitamina C minimo richiesto è di 10 mg, mediamente poi nelle donne è di 75 mg e negli uomini di 90 mg giornalieri. Cosa possiamo quindi mettere nel nostro carrello della spesa per fare una vera e propria scorta di vitamina C? La vitamina C è contenuta soprattutto negli alimenti freschi, quindi frutta e verdura. E questo è uno dei motivi per cui è sempre altamente raccomandato il loro consumo quotidiano, nell'ordine di 4 o 5 porzioni giornaliere. Tra i cibi principi per concentrazione di vitamina C, oltre ai più noti agrumi, quindi arance e limoni, che in realtà però contengono una quantità di vitamina C inferiore rispetto ad altri prodotti, abbiamo tra gli ortaggi il cavolo verde con 88 mg di vitamina C ogni 100 g di prodotto. In realtà però tutta la famiglia delle crucifere ha buone quantità di acido ascorbico, quindi non solo cavolo verde, ma anche cavolfiore, broccoli, cavoletti di Bruxelles o cavolo cappuccio. Abbiamo poi i peperoni rossi o gialli, contenenti 166 mg di vitamina C per etto, e le cime di rapa con 88 mg. Tra le verdure invece abbiamo la rucola, 110 mg di vitamina C per etto, la lattuga con 59 mg e gli spinaci con 54 mg. Passiamo invece alla frutta. L'acerola è sicuramente un vero e proprio concentrato di vitamina C. Parliamo infatti di oltre un grammo di vitamina per 100 g di prodotto. Purtroppo però il frutto fresco è reperibile solo nei paesi produttori e pertanto occorre assumerlo sotto forma di integratori, quindi compresse, polvere, succo, seguendo poi per le dosi le indicazioni che sono riportate sulle confezioni. Un altro frutto molto ricco di vitamina C è la guava, con 228 mg per etto. Si tratta di un frutto esotico, quindi poco facilmente reperibile come frutto fresco, più facile invece come succo, come foglie essiccate o come integratore, da poter reperire nelle erboristerie oppure nei negozi specializzati. E anche in questo caso per le dosi si seguono le indicazioni riportate sulle confezioni.
Altri frutti molto ricchi di vitamina C sono i kiwi, 85 mg per etto, la papaya con 60 mg e le fragole con 54 mg. Anche molte spezie e aromi contengono ottime quantità di vitamina C. E tra queste ci sono il coriandolo essiccato con ben 566 mg per etto, il prezzemolo fresco 133 mg, il peperoncino rosso con 76 mg ed il timo con 50 mg. Ovviamente è un po' complicato poter mangiare ogni giorno un etto di queste o di altre spezie, però possiamo adottare un piccolo accorgimento che è quello di aggiungerne sempre un po' ai nostri primi o secondi piatti oppure all'insalata, a crudo e a fine cottura. Essendo infatti la vitamina C termolabile, quindi molto sensibile alle cotture prolungate e alle alte temperature, ma anche all'esposizione all'aria e alla luce, occorre porre molta attenzione ai metodi di cottura. Quindi, quando possibile, scegliamo l'assunzione dei cibi crudi. Se invece per gusto personale non li preferiamo, allora optiamo per delle cotture brevi e con poca acqua. Quindi, una cottura a vapore veloce o in padella con poca acqua sono da preferire sicuramente ad una bollitura. Un esempio molto semplice è quello di tagliare i peperoni in piccoli cubetti dopo averli privati dei semi, oppure di tagliare a fettino, a listarelle, il cavolo cappuccio oppure il cavolo verde, soprattutto quando è particolarmente fresco e tenero. Arricchire il tutto con degli spicchi di arancia fresca, una spremuta di limone, un filo di olio extravergine d'oliva e una manciata di aromi tagliuzzati grossolanamente. Avremo così un'insalata fresca, buona, salutare, ottima per accompagnare i nostri piatti da portata.